Pronto? Ciao, sono io. Sì, sì, sei lì? Allora aspettami. Tra un minuto sono da te, va bene? Sai, for... Qui dentro c'è oro. E tu che sei stato in galera dovresti saperne qualcosa. Ma perché stai sempre zitta? Da quando siamo qui non hai aperto bocca, hai lasciato parlare solo me. Vorrei farti del male, ma non posso. Sei qui. Mi fai pena. Tutta sola anche alla vigilia di Natale mi fai pena. Vuoi vedere che cosa ho comprato per i miei bambini? Questa è per la piccola. E questo è per il mio bambino. Perché stai sempre zitta? Da quando siamo qui non hai aperto bocca, hai lasciato parlare solo me. Sono io la più forte. 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 Fa caldo, è veramente asfissiante. Fra poco arriverà un temporale, sono sicuro. Sicuro? Come fai a dirlo? Le campane, ma non suono troppo secco. Guarda. Solo questo braccialetto sarebbe in grado di darmi le 350 corone che mi servono. Ma io non posso farci nulla. Così come non posso farci nulla se la mia volontà non si adatta a rubare. Dunque tu consideri un gran merito il fatto che tu non possa rubare. Tu hai paura della tempesta? Bisogna essere prudenti. Certo sei un tipo curioso tu, eh? Ma quando arriva questo temporale?
Quasi soffoca. Arriva, arriva. Sta tranquillo. E poi c'è la tua nuca. La tua nuca lascia immaginare un altro volto. Un volto molto diverso dal tuo. Hai la testa così stranamente stretta fra le orecchie che mi viene da pensare... Il fulmine deve essere caduto vicino al commissariato. Al commissariato? Sì, almeno così pareva. Io ho ucciso un uomo e non ne ho mai provato rimorso. Allora che mi racconti, vieni. Stai nella capitale, nel jet set, in prima linea, là dove le cose accadono per davvero. Che devo essere io a impressionarti qua con le notizie della Proloco? Ehi, Ilio! Davvero, non ce la faccio più. Io? E sono detto addio. Io ti spacco la mossa, se capi. Ma mossa se dai... O vuoi anche passare? Chicetto. Chicetto. Dove sei Pietro? Quello che mi ha dato la spinta sotto la vita. Dio, ma è successa 30 anni fa sta cosa. Un amico. Gli vado a bus. Un amico. Viva. Viva. Accompagnami alla casa. Tu non ricordo dove avete io. Perché mi hai scettato la bus. Sarà stata una cazzata. Sono detto accompagnami alla casa. Isha for. Yamma. Isha for.